E torniamo alla diretta delle Green TG da Ecomondo con un ospite illustre che è venuto a trovarci oggi nella sua prima presenza ad Ecomondo, il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Grazie per essere con noi. Gli chiediamo un'impressione innanzitutto di questa fiera, diciamo, che lei istituzionalmente sta visitando per la prima volta. L'impressione non può che essere ottima, anche perché è il forte segnale di come si può crescere, di come si può prendere una direzione produttiva partendo da quella che è un'esigenza, il riuso, il riciclo, come può nascere un modello economico, ma è anche aiutare il paese, se vogliamo aiutare il mondo, a vincere quelle che sono le sfide che abbiamo sulla modernità, perché le sfide sono inquinamento e quindi è un percorso, le sfide sono rifiuti e c'è un percorso, le sfide è energia e qui ci sono i percorsi. Qui siamo un esempio, diciamo, con il gruppo Mauro Saviola, che è un esempio appunto di riciclo del legno, come le hanno appena spiegato. Poniamo il fatto che nel mondo uno dei problemi è quello delle piante, il numero delle piante, perché l'ossigeno viene da lì. Noi, il PNRR nazionale prevede che entro il 31 dicembre di quest'anno nel nostro paese dobbiamo piantare 1.600.000 alberi, ma proprio perché è un'esigenza. Poi naturalmente vedere opere d'arte, diciamo prodotti di qualità che vengono utilizzando ciò che altrimenti finiva in discarica è rilevante. Perfetto. Una battuta velocissima sulla COP27, che impressione ha avuto? Allora, COP27 importante, purtroppo mancavano Cina, India e Russia, ma determinati a trovare un punto d'accordo con i paesi in via di sviluppo, aggiungo con un impegno dell'Italia forte, perché è stato ribadito che rispettiamo il cronoprogramma. Io stesso ho presieduto e ho aspettato il Presidente Meloni al momento in cui abbiamo annunciato lo stanziamento, 840 milioni sul fondo clima più i 600 in cooperazione che già l'Italia mette. Ringraziamo il Ministro per essere stato con noi, quindi per essere stato ospite del Green TG, grazie, quindi appuntamento con il prossimo ospite, intanto ringraziamo nuovamente il Ministro per questa sua presenza, grazie. Grazie a voi.